Salve, buongiorno a tutti. Questo è un video, diciamo, di lezione. Allora, parliamo delle opposizioni. Nel mese di novembre ci sono due opposizioni interessanti. Voglio dire che nel mese di novembre ci sono tantissime opposizioni, però queste due sono particolarmente interessanti. Perché? Perché sono a 0 gradi e i 0 gradi determinano appunto una serie di circostanze fortunate. Ora non dovete pensare assolutamente che io metto la previsione qua, assolutamente no. La previsione io la metto sul mio WhatsApp e l'ho messa anche su Facebook. Io ho un gruppo chiuso di Facebook. Puntiamo sulle stelle, mi cercate lì e potete entrare eventualmente. Sappiate che non è niente gratis, non do niente gratis, quindi potete sempre usufruire il così chiedere anche per delle informazioni che possono andare a vuoto se non siete interessati, voglio dire, non è obbligatorio, comunque chiedere non vi costerà niente. Allora, l'opposizione prevede anche il terno, prevede due ambi, prevede una serie di circostanze, voglio dire, fortunate. Tutte le quartine che io ho inserito con questi 2 giorni sono tutte previsioni che le vedrete uscire nel mese di novembre. Ora, se volete entrare, potete fare anche delle prove, andare nel novembre dell'anno scorso. Per esempio, queste lunghette, che sono anche di 4 numeri, ce n'è una da 6, ma quelle da 6 prevede il terno. Insomma, morale della favola, se volete entrare, entrate, e se no fate come volete. C'è un'altra informazione. Vi darei una tavola molto interessante, si tratta di sestine che escono ogni mese, l'ho già detto nel video precedente, se lo volete le informazioni più dettagliate, più precise, mi contattate sul mio WhatsApp, il mio numero di telefono io lo metto qua sotto e poi mi cercate su WhatsApp. Allora, per quello che riguarda l'opposizione, come ripeto, l'ho messo sul mio Facebook. E devo cercare di mettere un po' di qua, un po' di là, perché ovviamente su WhatsApp non c'è molto spazio, non posso aprire 50 gruppi. Magari su Facebook c'è più spazio e qua invece vi do le informazioni. Ciao a tutti e grazie.